Se volete diventare i miei amici su Fortnite è molto semplice, basta inserire il codice cap come supporto anche creatore e poi taggarmi su Instagram. Il mio nuovo amico di oggi è lui, grazie per usare cap come codice supporto anche creatore. Ricordate, solo i veri capitani usano il codice cap. Raga, finalmente per la prima volta posso darvi veramente una bella notizia. Non siamo più con Zerbian. E vai, finalmente. Comunque, facendo i seri, il video di oggi non è un video particolarmente felice. Anzi, certo che sarà un video felice, ma la news che sto per darvi non è una news purtroppo particolarmente felice. Anzi, non sarà felice per alcuni di voi, mentre per altri sarà molto molto felice. Tipo per me. Per me sarà una delle news più belle di sempre, perché finalmente, raga, la mappa di Fortnite sta per cambiare del tutto. E quella che è appena stata aggiunta con la patch 10.40, tipo, sarà l'ultima o la penultima città che verrà aggiunta all'interno del gioco. E infatti, se andiamo a guardare appunto il termine della stagione 10, c'è scritto che terminerà tra 10 giorni. E raga, non voglio spoilerarvi niente perché ve lo mostrerò in un prossimo Fortnite News. Comunque, sì, è confermato praticamente al 100% che la mappa cambierà nella prossima season. Anche perché, raga, l'ultima modalità che ci sarà nella season 10, appunto per l'evento tra la season 10 e la season 11, si chiamerà The End. The End, raga, la fine. Io, raga, non voglio spoilerarvi assolutamente nient'altro. Mi raccomando, non perdetevi Fortnite News, perché altrimenti appunto vi perderete queste news incredibili. Mi raccomando, come al solito, un bel like. Obiettivo di oggi almeno 20.000 like. Oggi, raga, oltre appunto a spoilerare, l'obiettivo sarà quello di provare la nuova città. Io sono curiosissimo. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Questo, raga, è fondamentale. Instagram CaptainBlazer Official. E mi raccomando, negozio oggetti, supporta creatore. Un codice capo uguale a una news in più della season 11. Quindi mi raccomando, codice capo ovunque. Detto questo, let's go. Eccoci in partita. E ho appena notato che gli hanno dato effettivamente un nome alla città, perché oggi pomeriggio, appena uscito l'aggiornamento, la città non aveva un vero e proprio nome. Quindi l'Epic Games ha deciso di chiamare la periferia astrale. Uno dei nomi più strani di Fortnite, raga, perché su Fortnite in generale, se vedete, le città iniziano sempre con la stessa lettera, tipo corso, commercio, C e C, magazzino, muffito, MM, borgo, bislacco, B e B. Questo invece inizia con P e A, ma che cavolo di lettere sono? Harry Mouse nel gioco, raga, Gotham City, anche se pinnacoli è tornata normale da quanto ho capito, ok. E guardate quanto cavolo è bello questo deltaplano, vi giuro mi piace un casino. Poi non è un deltaplano, è una scia, però vabbè, dettagli. Allora, io, raga, sinceramente non so nemmeno quale sia il potere della nuova città, perché appunto ogni città che raggiungono nella season 10 ha tipo un potere speciale particolare, tipo per esempio, che ne so, boschetto bisunto, c'è sta cosa che ci sono i taco ovunque, corso commercio, i zombie, palme acquatiche, cavolo è vero che adesso si chiama palme acquatiche, vabbè, Pandora ha la grafica cartoon. Questa città invece si chiama periferia astrale, punta alle stelle. Stelle? Ok, punta alle stelle, mi viene in mente che ci saranno appunto delle cose tipo stelle, non lo so. E comunque, ragazzi, se ci pensate, ogni riferimento che sta, oh cavolo, oh cavolo, 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 uno ucciso, perfetto. Un altro ucciso, perfetto, let's go. Cavolo, raga, mi sa che c'è un altro ancora, mi sa che c'è un altro mamma mia, mamma. Questa, raga, è fortuna, questa, raga, è fortuna. Allora, calma e sangue freddo, siamo in una situazione molto complicata perché c'è molta gente in questa città. Comunque non ce la stiamo cavando troppo male. E sinceramente, raga, come città non mi dispiace nemmeno, anzi è molto carina. Comunque, allora, vi stavo dicendo, notate che tipo ogni cosa che aggiunge lei, basta spararmi. No, raga, sono morto. Raga, ve lo dico, sono già morto. Voi mi state vedendo vivo, beh, sbagliate perché sono morto. Mitraglietta questa, perfetto. Qua c'è una testa, raga. No, non c'è niente, no, la bolla scudo, vabbè, è l'unica cosa che posso prendere. Qua c'è una mitraglietta, quindi fantastico. Ci lanciamo una bella bolla scudo e rompiamo sta roba, ok. Il tizio di sopra, raga, sta sparando un altro tizio ancora, quindi io direi di darci la gambe e uscire da questa cavolo di periferia astrale. Anche se sinceramente non ho ancora capito che cavolo c'entra la punta alle stelle. E a proposito di punta alle stelle, raga, notate che ogni riferimento dell'Epic ultimamente è sempre allo spazio alle stelle? Ma che cavolo è sta roba, raga? Ma che... Ma che cavolo è sta roba? Ecco perché c'era scritto tipo qualcosa con le stelle, raga. Ci sono le stelle in sta città. Ok. Fermo, ho ucciso un altro, perfetto. Mamma mia, raga. Oggi sto facendo il devasto, tra virgolette. Beh, per la gente che c'è, ho fatto, penso, le più grandi kill di tutti. Cioè, il numero più alto di che, insomma, avete capito, raga. Sono morto, raga, ve lo dico, sono morto. Troppo poca vita per affrontare questo. Infatti, ho fatto una cavolata incredibile da affrontare. Ok, mi sono salvato per ora. Mi sono salvato tantissimo, raga. Ma questo... Ok, oh cavolo, raga, ora periferia strana della città gialla, ok. È la mia occasione per fare una vittoria reale. Raga, comunque vorrei chiedervi una cosa che mi ha detto Zerbian, quindi già non mi fido solo perché me l'ha detto lui, comunque vabbè. Voglio chiedervelo per sicurezza, davvero su PS4 dopo questo aggiornamento hanno tolto la mira automatica? Cavolo, raga, non ha veramente senso se hanno fatto una cosa del genere. Non lo so, mi raccomando, scrivetemi qua sotto nei commenti se la notizia è vera e soprattutto se a voi piace. Io fortunatamente non gioco nella PS4, ma se ci giocassi, cavolo, ci sarei rimasto veramente male. Oh cavolo, cavolo, quanta gente vicino a me, raga, andiamo qua sotto, prima arma. No.
No, ok, va bene, possono andare bene comunque. Va bene, comunque lancio un coso qui, Rift, che fa esplodere tutto, un altro rinoceronte da qua. Regà, l'ho killato. Oh mio Dio, let's go. E vai così, raga, si inizia con un sacco di materiali. Un sacco di materiali, una mitraglietta gratis e anche i shuriken di Batman, raga, let's go. Questo inizio mi sta piacendo veramente un sacco. Mio Dio, come evitate i colpi. Da dove mi stava sparando questo? Oh cavolo, non ne ho la più pallida idea di dove cavolo mi stavano sparando. Da dove? Da laggiù, ok, li ho visti. E uno e basta. 40, perfetto, let's go. Vai, vai che magari esplode. Vai che magari... L'ho preso, raga. Non ci credo, sti shuriken sono una figata incredibile. Dai, mannaggia te, vieni fuori che ti attacco un bello shuriken. L'ho ucciso! No, raga, sono troppo divertenti ad usare sti cosi, vi giuro. Sono veramente divertenti. No, non l'ho preso. Momento di fare un po' di strage. Cavolo. Uccidiamo intanto questo. Cavolo, pensavo che fosse dietro quest'angolo. Invece, mannaggia lui. Fucile a pompa, perfetto. Let's go. Vai così. E anche una mitraglietta tattica verde. Beh, che fai, la rifiuti? Ok, raga. Perfetto. Anche le cura bombe. No. No, ma cosa? Oh cavolo, un nemico dentro la mia casa, raga, un fucile a pompa. Vieni qui, mannaggia te. Ok, questa kill mi è piaciuta. E come, aveva ancora uno scudino, anzi tre scudini. Perfetto, mamma mia, raga. Così sì che mi piace killare la gente. Avevo un fucile a pompa uguale al mio, quindi let's go. L'abbiamo ucciso ad armi pari, anzi ad arma pari. Scudone e anche mitraglietta verde, raga. Mamma mia, che bella partita. Adesso l'ho detta, me la sono gufata tantissimo, guardate. Lì c'è anche una bella stellina che in teoria ci dovrebbe dare una bella arma. O almeno penso, almeno spero soprattutto. Vediamo un po'. E voilà, certo che ce l'ha una bella arma, fucile a pompa blu. Cosa potevo chiedere di meglio, cavolo? No, raga, vi giuro che sinceramente questa città mi sta piacendo veramente, veramente tanto. Sembra un quartiere, o almeno è grosso più o meno quanto un quartiere. Lì, raga, c'è qualcuno? Vabbè, dicevo, è grosso più o meno quanto un quartiere, comunque sia giù di lì. Solo che è veramente, veramente carina, raga. E anche abbastanza loot. Insomma, sicuramente non è sfornita, quindi bella città. Complimenti Epic Games, questa qui è stata un'aggiunta recente. Anche il Merikit, raga, mamma mia, non ci sto credendo. Che partita, cavolo. E aspetta un attimo, prima safe appena partita mancano solo 36 persone. Ma che cavolo? Raga, sbaglio, ultimamente le persone muoiono troppo velocemente su Fortnite. E il problema è che tra le persone che muoiono velocemente ci sono anche io. Aspetta, dove stai cercando di scappare? Mannaggia, vieni subito qui. Che bello silenziato, raga, che bello silenziato. Oh, finalmente grafica normale. Ma quante cavolo di munizioni sto trovando, raga? 318 piccole, ma siamo impazziti? È pieno di munizioni in questo quartiere, quindi se siete a corto, raga, affidatevi, venite qua perché ne trovate a volontà. È anche una bella slurpina. Che fai? Non la prendi la slurpina. Cavolo, oggi sono parlare meno del solito, già di solito non so parlare. Ok, la safe si chiude qua, quindi io sono bello tranquillo, 27 persone rimanenti e diciamo, raga, che adesso non so un po' che 27. Allora, ricapitolando, ad armi si è messi veramente abbastanza bene, materiali si è messi normale, va bene, insomma. Come vita si è messi molto bene, beh, come safe si è messi bene, raga, che vogliamo di più? Però questo qui, raga, probabilmente al cecchino perché, let's go, 46, no, sicuramente non al cecchino perché mi sta sparando con l'aereo, quindi non penso. Là sta arrivando un altro tizio ancora. Cosa? Come va preso? Vabbè, non lo so, adesso non voglio sprecare la slurp. Raga è morto. Raga, pushiamo un attimo che tanto questo qui non è vivo per niente. Questo qui che cosa vuole fare dietro? Ma perché? Perché ti fai sparare? Per quale motivo, raga? La gente è stupida. Vabbè, lanciamo un batrang a caso, dai, magari esploderà prima o poi. Leviamo il muro. No, non l'abbiamo preso, cavolo. Vieni qui subito. Altro che falò. Vieni qui. Raga, cecchino. Raga, l'ho visto cecchino. Questo è il giocatore più scarso al mondo o è il giocatore più scarso al mondo? Cioè, non ci sono altre alternative. No, ok, non è scarso per niente. Stavo scherzando, ehi, fai i castelli questo, raga. Scherzavo, non è scarso e non ho idea di perché, se tipo finto scarso. No, mannaggia, io la odio quella cacchio di pozione. Raga, mi sento molto in difficoltà perché questo qui non è scarso. Io pensavo di trovarmi un abbetto in faccia, invece non è veramente scarso. Basta questa cavolo di pozione, non ti sei stufato anche te di lanciarmela, mannaggia, oh. Basta questa pozione, hai stufato. Preso? Quanto hai fatto? 40? No, 40 righe è poco. 40 righe è veramente poco, mannaggia lui. Dai, ma come sto costruendo? Mi stanno lanciando un razzo, raga. Via. Giù. Let's go. Bello sto colpo, raga. È ucciso. Double kill, considerando le altre. Mi sta piacendo questo endgame. Siamo solo in 6 persone. Che cavolo è sta roba, raga? No! Stavo cedendo un bad segnale. Ma stai scherzando? No, raga, se perdo per sta cosa. No, raga, se perdo perché ho ucciso il bad segnale. No, io non la sapevo sta cosa. Raga, ma vi rendete conto che ho perso perché ho acceso il bad segnale? No, mi sto pushando, raga. E niente. Ok, ho fatto 31, perfetto, let's go. Vai avanti, raga, mi devo ricordare che ho una jump. Quindi nel dubbio, posso far così.
Giampare, andarmene, niente, andarmene da nessuna parte. Tenere la jump un attimo lì pronta, ok. Vai, 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 continuiamo a spammare questo. Raga, dovrei andare verso quella parte della safe, vero? Sì, lo so anche io, lo so anche io. Quindi nel dubbio prendiamo e jumpiamo verso quella zona, raga. Sperando che, esatto, c'è un tizio, lo sapevo che c'era un tizio. Io l'ho anche detto, speriamo che non ci sia nessuno invece. Oh, basta spararmi in 26. Raga, non mi ha preso, cioè, in tutti quelli che mi sparavano non mi ha preso con un colpo, vi rendete conto? Questa è anche una bella dose di fortuna al momento, Ok, lì si sta sparando, vai, vai, che muore anche questo, perfetto, morti. Raga, lì è pieno di cure, raga, è pieno di cure, per vincere la partita devo prenderle. Cavolo, stavo per prendere un danno da caduta, raga, che mi ammazzava. C'è un tizio, dai però, questa raga è sfortuna, Il fatto di trovarsi un tizio così è sfortuna, siamo 3v3. Cioè, 1v1v1, insomma, siamo in 3. Dai, vieni qui, no, munizioni esaurite, raga, non è bello. Allora, calma, 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 raga, questo anche lanciarazzi. Questo anche lanciarazzi, ma come si fa a avere il lanciarazzi? Fermo, 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 jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Jump, wow. Mamma mia, raga, non avete idea di quanto cavolo mi sono esaltato per questa cosa che ho fatto. Ok, fermi, fermi, fermi. Ha un follow sto tizio, non ha un follow. Dai, non ci credo. Ho rischiato di morire per niente. E non ho nemmeno più colpi della R, cavolo, raga, sono finito. Lì c'è il tizio, lì c'è un tizio. Devo stare molto attento, perché lui probabilmente avrà un R, cosa che io non ho, dato che è scarico completamente. Non voglio commentare che è meglio. Detto questo, raga, vi ricordo, mi raccomando, un bel like per la nuova città, che sì, è bella, è veramente molto bella, però c'è qualcosa che ancora non mi convince. Probabilmente c'è troppa gente che ci sta giocando al momento. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram per non perdere veramente nulla. E mi raccomando, raga, negozi, oggetti, in basso supporto al creatore e codice cap solo per i veri capitani. Mi raccomando, un codice cap, una notizia in più sulla season 11. A me, raga, dispiace che questa qui sia l'ultima città, o meno una delle ultime città ben raggiunte della mappa di Fortnite. Però purtroppo non posso farci niente. Io, raga, non vedo la season 11. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Yeah.